Voglio interloquire con la lavoratrice dell'Euteria. Io sono stato all'Euteria occupata, come forse qualcuno ricorderà, e ho parlato con Danieletta per fare l'incontro, eccetera, no? Ecco, voglio prendere una frase che hai detto e provare a ragionarci sopra insieme. Quando dici la politica non esiste. E cioè, se individuiamo una categoria, la politica, pensiamo che esistano i politici come categoria unitaria. Non è così, eh? Così come non ci sono i sindacati, ci sono dei diversi sindacati, ognuno che ha un'opinione diversa, con comportamenti diversi. E anche dentro, insomma, la sinistra, ecco, la sinistra va bene, perché individui una categoria. Poi bisogna anche lì intendersi che cosa vogliamo per sinistra, perché nella vulgata comune, che ne so, da Bruno Vespa, dicono la sinistra e pensano al PD. Secondo me il PD non è di sinistra, per scelta del PD. E allora che cosa è successo? È successo che è nata in Italia questa categoria della politica, il più delle volte è giustamente per criticare i politici che non fanno niente, o per chiedere un profondo rinnovamento della classe politica anche a sinistra, come ha detto il mio vecchio amico Ludovico. Il vero problema è che la politica, tutta in questo caso, ha perso la capacità di discutere e di affrontare e possibilmente di risolvere i problemi normali delle persone. E sì, però poi do la risposta sul tema della politica, la mia risposta naturalmente, e cioè se dei lavoratori o dei ricercatori per avere visibilità rispetto alla politica devono ricorrere a forme di spettacolarizzazione della lotta, questa è una sconfitta proprio sia dei lavoratori che della politica, tutte e due. E io ho molto riflettuto, non solo perché Tellini è un amico e un compagno di tanti anni, ma ho molto riflettuto su questa esperienza dell'isola di Cassino. E cioè, è qualcosa di più della semplice spettacolarizzazione della lotta. Se un operaio sale su una ciminiera o su un ricercatore sul muro dell'università, sul tetto dell'università, è una forma di spettacolarizzazione che però c'è sempre stata. Ora è stata portata all'estremo, ma io quando ero ragazzino in Sardegna, io qualche anno più di Tellini ahimè, ma mi ricordo perfettamente che c'erano i silos, e siccome in Sardegna c'è una grande tradizione ahimè di fabbriche che chiudono dagli anni 70 in avanti, beh, questo era regolare salire in cima, così come io ho partecipato personalmente, l'ho fatto, a tante occupazioni di aziende e innanzitutto a quella stagione di lotte enormi che era stata l'occupazione del Minieri. Nell'isola dei cassi integrati è qualcosa di diverso qualitativamente, e cioè c'è sia la spettacolarizzazione sia la interiorizzazione, scusate la parola difficile, della TV. E cioè si sceglie un modello televisivo, l'isola dei famosi, e lo si trasporta nella vita reale. Io confesso, non sono sicuro che questo giochi al movimento dei lavoratori. Vorrei discuterne. Ecco, questo tema, invece che parlare di 50.000 cose, questo tema io vorrei discuterlo in una riflessione seria e istruita. Perché, scusatemi, il movimento dei ricercatori e degli studenti, sì, è andato vicino a vincere, però ha perso. L'isola dei gas integrati non è manco vicino a vincere. Ha avuto una grande visibilità, pazzesca, ma quella visibilità ha avuto poi una ricaduta, diciamo, nella vittoria della lotta? No. E adesso? No, per carità, figurati, non è un auspicio, faremo tutto possibile, però è un anno, E di più. E di più.
c'è stato un livello di spettacolarizzazione che non ha mai avuto nessun'altra notte. Cioè qualcuno doveva fare come Jan Palach per averne di più, cioè darsi fuoco, non è una forma di lotta, vuol dire auspicabile come io. E cioè io non sono certo, però è una riflessione che faccio la voce alta insieme a voi, non sono certo che l'audience risponda anche a successo. Io sono convinto di una cosa diversa, ma antica: il successo dipende dai rapporti di forza. Punto, dai rapporti di forza. Dalla determinazione, per carità, ma dai rapporti di forza reali che tu metti in campo. E cioè dalla capacità di mobilitazione, di creare consenso attorno a quella lotta, per esempio i medici, cioè le popolazioni, Scansani, le popolazioni. E è solo così che puoi provare a vincere, perché altrimenti il simbolo, per carità, i simboli contano, ma da solo non basta. Io ho visto, come tutti, la tragedia di quel delinquente col coltello tra i denti che ha fatto irruzione nella vostra azienda. Poi, essendo sardo, conosco un pezzo della proprietà, diciamo, l'altra parte delinquente, cioè, che abbiamo raccontato, è stato in galera a Cagliari, non a caso. Ma anche lì, audience pazzesca, in questo caso non per scelta vostra, ma perché è successo, perché è stata l'irruzione di un delinquente comune, armato, che entra nell'azienda. Dopodiché, però, che è successo? Quell'audience, quella notorietà si è tradotta in un risultato politico e sociale. Avete avuto l'incontro? Sociale, secondo me sì. Avete avuto l'incontro? No, no, aspetta, arrivo a questo. Ad esempio, Mirafiori, il referendum di Mirafiori non ha vinto, ma è stato un risultato strepitoso, fantascientifico, quel 46%. Perché? Perché la lotta della FIOM ha consentito un'acquisizione di coscienza a gente che non aveva la più pallida idea nemmeno di che cosa fosse la FIOM. Gli studenti, idem. Ora il movimento è inevitabilmente, dire fisiologicamente, in una fase di stanca, però c'è stato un momento di grandissima coesione, anche perché io faccio professore all'Università alla Sapienza, quindi li ho visti, ho partecipato alle assemblee. E allora il grande tema per la sinistra è provare ad avere un nuovo inizio. Se non sarà così non andremo da nessuna parte. Un nuovo inizio, cosa intendo? Tutte queste esperienze di cui avete parlato, tutte, studenti, ricercatori, lavoratori, tutte, hanno un unico comune denominatore, e cioè porre un problema alla sinistra di classe, e cioè creare una sponda politica al movimento sociale, ai movimenti sociali, che manca. Perché Ulderico diceva, i comunisti italiani di fondazione ci sono stati, sì, ma noi bastiamo, siamo sufficienti, no? Soprattutto dopo quello che abbiamo fatto quando stavamo al governo. Sì, ma c'è. No, sul protocollo del welfare, nel senso. Figurati. Però la domanda è, oggi, se vogliamo avere un nuovo inizio, e quindi appunto non rifare nemmeno gli errori del passato, c'è il tema di aggregare un fronte, secondo me, il più ampio possibile per mandare a casa Berlusconi. E ristabilire, una volta mandato a casa Berlusconi, la normalità della destra e della sinistra. Esatto. Ora siamo alla patologia, non alla fisiologia. E a quel punto saranno i problemi. Perché noi abbiamo una situazione paradossale, politica paradossale. Abbiamo il più grande partito di opposizione in Parlamento, il PD, che francamente io non so decifrare che cosa sia. Perché un partito
per sapere che cosa è, devi capire qual è il suo referente sociale, cioè quali classi vuole rappresentare. Tutte. A meno che non sia un partito enorme come la Democrazia Cristiana, che era tipicamente interclassista, per scelta. Ma il PD, che viene da una storia di sinistra, PC, PDS, DS, D, ha incontrato poi pezzi della vecchia Democrazia Cristiana, che paradossalmente in certe componenti sono più a sinistra di quelli che erano amici. Prendete la B, si cita sempre la B, no, ma è la realtà, come ispirazione sociale. Ma il grande problema è che qual è il referente vero, sociale, di classe del PD? Non è più la classe del lavoro salariato, sono pezzi di establishment. È la verità. Perché quando scelgo, non è che polemica mia, poi li voglio come alleati in uno schieramento democratico, ma il PD ha scelto Marchionne. Marchionne è la cartina di tornasole di tutto, perché indica un modello di società. Un modello di società fondato sui diritti, la Costituzione, un modello di società fondato sul profitto, che è Marchionne. In nome del profitto si può anche abbattere un diritto costituzionale come diritto di sciopero. Da giurista dico è l'inversione della gerarchia delle fonti del diritto. E c'è un contratto tra privati, può derogare la Costituzione. La follia pura. Bene, ma il PD ha scelto di stare con Marchionne. Aggiungo, per inciso, che la scelta, o meglio la politica economica di Marchionne, non è solo ingiusta, è fallimentare dal punto di vista del salvataggio della baracca, perché si salva la baracca soltanto investendo sulla cultura, non riducendo il salario, perché in Germania il mercato dell'auto è ripartito, Raffaello lo sa perfettamente, con la Volkswagen, che ha fatto l'opposto di Marchionne, e cioè ha diminuito l'orario di lavoro 33 ore, 4 giorni a settimana, esatto, ha aumentato i salari e ha solo a dicembre assunto 400 ingegneri, cioè intelligenza, innovando, inventando nuovi modelli con cui è ripartita la vendita dell'auto, e cioè soltanto con una logica, con un paradigma diverso dello sviluppo tu puoi battere nella globalizzazione i modelli che vengono dall'Asia. Certo, non abbassando il salario, perché tanto il salario come quello di Singapore qui non ci potrà mai essere. Allora, chiuso la parentesi, noi dobbiamo ricostruire una sinistra che possa essere la sponda politica, la rappresentanza politica, possibilmente un domani anche nelle istituzioni, di tutte queste lotte, perché solo la politica può provare a riunificarle. Perché noi abbiamo avuto un mare di iniziative di lotta, anche perché quando c'è la crisi, ahimè, i lavoratori lottano perché devono mantenersi il posto di lavoro o per avere la cassa integrazione quando non ce l'hanno. Ma questa miriade di lotte a tutti i livelli e in tutte le latitudini del territorio nazionale non ha avuto un momento unificante, perché non c'era la politica, in questo caso non c'era la sinistra. Politica, credo, una cosa generica, la sinistra è mancata, perché noi non siamo in Parlamento. Guardate, non è che un dettaglio, quando io vado di fronte ad una fabbrica in lotta, io manco un'interrogazione parlamentare li posso fare più. Interrogazione parlamentare, si diceva nel gergo, non si nega a nessuno, cosa è? Interrogazione, chiede al governo cosa intende fare, manco quello. E allora quando qui si dice, Tellini giustamente dice, bisogna dare risposte, in ogni vertenza bisogna essere in grado di dire che cosa faranno le istituzioni competenti, cose concrete. Noi siamo in regione, c'è Fabio Nobbi, abbiamo due parlamentari regionali della Federazione della Sinistra, uno nostro e uno di Rifondazione, ma altrove non ci siamo. E allora ricostruire sarà lungo, faticosissimo, non con esiti non scontati, ma questo è il tema.
ricostruire una rappresentanza politica più larga di come sia adesso del mondo del lavoro salariato, che poi è la grande maggioranza della società italiana. Però voglio dire una cosa finale, che non c'entra apparentemente, in realtà c'entra. La serata è stata, come ho detto in apertura, secondo me troppo dispersiva. Tuttavia io ho rivisto una cosa di quando ero ragazzo, che a me è piaciuta, e cioè l'idea che insieme alla politica c'è anche un segmento di arte e di cultura che si è perso, è una delle tante cose che si sono perse a sinistra e che secondo me va recuperata. Va recuperata come un'operazione di rigore. Federico ha detto che bisogna spegnere i telefoni, sembra una cazzata. No, non è una cazzata. Perché se io vado al cinema, i telefoni li spengo. Perché se vado a una riunione politica mi tengo il telefono acceso? Cioè, sembra banale, non è banale. È rigore, si chiama rigore. Se vengo una lezione da me, ragazzi, lo spengo il telefono. Perché in una riunione politica? La politica è di meno? Vale di meno? No, perché la politica, se è fatta bene, è forse la più nobile tra le attività umane, perché è quella che dà risposte ai problemi dei tuoi concittadini. E quindi riprendere anche saremo pochi all'inizio, ma insomma rincominciare anche con i ragazzi e le ragazze, perché è vero che non sono una categoria, però gli studenti sono gli studenti borghesi, gli studenti proletari, gli studenti sottoproletari, ma gli studenti rappresentano degli interessi precisi che sono diversificati a seconda della famiglia di provenienza, ma hanno delle esigenze, studiare. Quindi con i giovani provare a organizzare dei momenti, per esempio, ma Victor Jara, io so chi è, perché tengo 55 anni, perché me lo ricordo il colpo in cima, ma fare una cosa su Victor Jara, quindi riprendere a fare politica e cultura insieme e fare una campagna contro, diciamo, il progressivo, la progressiva superficialità anche dell'approccio della sinistra con la cultura. Faccio un esempio, perché sono stato protagonista di questa impronta, di questa polemica un paio di anni fa. Ha fatto più danni alla cultura e alla sinistra una battuta di Paolo Villaggio, che io ho detto anche a lui, quando l'ho incontrato, di decenni di sconfitta elettorale. Quando Paolo Villaggio ha detto la corazzata Potionkin è una boiata pazzesca. Fatto danni in me, perché non è vero. Perché la corazzata Potionkin è davvero un grande capolavoro e Eisenstein è un enorme regista. E allora l'idea che tutto sia Duval, capito, no, l'atteggiamento, bisogna ricominciare a farsi due palle, perché altrimenti diventa tutto televisione, diventa tutto consumo, e a quel punto ha vinto Berlusconi per sempre. Quindi, come dire, ci ridiamo appuntamento per farci due palle così. Magari cosa facciamo? Ci ridiamo appuntamento per fare delle cose serie. Perché a sinistra non riscoprire appunto. La serietà, se non può essere scoperta.